Si è appena conclusa la conferenza stampa a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, dove è stato presentato il bando per l'erogazione di contributi per l'autonomia abitativa degli immigrati. In particolare alcuni dei beni immobili che verranno assegnati agli immigrati sono beni confiscati alla Camorra, come quelli in via Leopardi o in via Venezia. Abbiamo raccolto alcune testimonianze degli immigrati che parlano della loro collaborazione con il Comune di Napoli e che auspicano che questa collaborazione prosegua anche dopo le prossime elezioni comunali. L'assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, Giulio Riccio, ha dichiarato che sulla dignità con cui vivono le popolazioni straniere si misura la civiltà di una città. Sono intervenute durante la conferenza stampa anche esponenti dell'associazionismo e dei sindacati. Svitlana, puoi dirci quali sono stati i provvedimenti dell'ultima amministrazione comunale per la questione dell'emergenza abitativa per gli immigrati e se è cambiato qualcosa rispetto alle amministrazioni precedenti? Sì, questa amministrazione forse ha avuto più sensibilità di altri precedenti in quanto riguarda il palazzo di Via dell'Avvenire, problematiche sono state da anni 80 che era occupato prima da napoletani e poi da immigrati che maturati già 16 anni di problemi che sono stati in questo palazzo e fino a mo' diciamo che nessuno aveva questo impegno per risolvere qualche problema. Stavolta penso che siamo alla frutta di quello che l'amministrazione comunale è capace di fare e speriamo che in prossimi anni avremo altri risultati di quel lavoro che abbiamo cominciato adesso a fare. Quindi cosa chiedete per anche alla prossima amministrazione comunale dopo queste elezioni? Cosa vorreste che facesse ancora? Minimo di impegno di quello che diciamo quelle strade che stanno facendo adesso l'amministrazione comunale questo anno che veramente è stato un passo avanti verso gli immigrati. Penso che diciamo più si impegnano di ascoltare problematiche di immigrati saranno più accolti nostre richieste. Mohamed, puoi raccontarci come si è svolta la tua collaborazione con l'amministrazione del Comune di Napoli e grazie a questo bando se puoi dire quali saranno i benefici per gli immigrati? Va bene, per me la mia collaborazione era diciamo come era io ero diciamo il responsabile degli immigrati e ero anche la portavoce degli immigrati. Era semplice di sensibilizzare i ragazzi e far uscire da questo posto e cercare un'alternativa meglio per loro. Sì, i problemi del bando, comunque io credo che hanno fatto una cosa un poco diciamo, più umano, essere più sensibili ai problemi dell'immigrazione a Napoli, cercando un poco di dare un poco diciamo, la volontà di spingere questi immigrati a affittare una casa autonoma e cercando di fare vivere i ragazzi da una situazione un poco dignitosa comunque. E quello è il mio punto di vista su questo bando. Però pensi che si possa fare ancora di più, credo? Io credo che sì, perché diciamo che sì, in caso contrario si vede proprio bene che questa immigrazione non è da oggi. Sto facendo proprio la mia esempio, io sono da 18 anni a Napoli, faccio parte integrante da questa città, lo voglio o non lo voglio, sono sempre un poco diciamo napoletano. Allora credo che l'amministrazione deve sapere anche facendo le cose, quando facendo le cose per i napoletani deve mettere in conto che c'è anche questo popolo di immigrati che vive anche a Napoli, che hanno fatto Napoli la loro seconda città, che hanno fatto Napoli diciamo la loro un parte della loro vita e non posso mai andare via senza avere questo marchio proprio napoletano. Allora credo che l'amministrazione deve tenere conto, qualsiasi amministrazione deve tenere conto di questa per cercare di fare di più sull'immigrazione, non soltanto che io credo che le cose dovremmo fare bene e meglio
così o meno cerchiamo un poco di dare un poco la volontà di tutti e due i napoletani, il primo napoletano e il secondo napoletano. Per me il primo napoletano è chi è? Sono i napoletani che sono qui a Napoli, il secondo napoletano siamo noi che siamo venuti da Napoli, che abbiamo amato questa città, che viviamo, che lavoriamo e diamo tutto il nostro contributo per sviluppare questa città. Per me è questo. E per superare il problema a proposito del lavoro, dello sfruttamento di voi immigrati per esempio nei campi, che pensi bisognerebbe fare? Prima cosa dobbiamo dare una legge un po' adeguata, perché guarda che quando tu fai una legge cerca di vedere la situazione di queste gente, perché la legge non è stata, non si applica agli animali, si applica agli uomini. E quando vedendo questa realtà cerchiamo un po' di moderare, diamo un po' diciamo sensibilità, perché ogni legge deve dare un po' la sensibilità per dare a queste gente o meno di sapere difendersi. Perché quando tu mi fai una legge che io questa legge non ho nessun diritto, soltanto una parte ha tutti i diritti e l'altra non ha diritto, significa che tu fai una legge sbagliata e quella che si sbaglia pagano sempre i più deboli. Per me è questo. Thank you.